Buongiorno, benvenuti a Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Ci sono artisti che, per scoprire la propria vocazione, hanno bisogno di viaggiare per il mondo. C'è chi invece lo è diventato con gli elementi messi a disposizione dal suo ambiente natale. Questo è il caso di Giovanni Cavaliere, nato nel 1971 a Mercato San Severino, una cittadina dell'entroterra salernitano. La sua famiglia è già abituata ad avere a che fare con l'arte. Lo zio Francesco è, infatti, un astrattista di buona qualità. Inoltre, Giovanni Cavaliere nutre un amore profondo per la sua terra e per la cultura popolare, intesa, secondo la visione pasoliniana, come deposito di sapere genuino, incorrotto, che ha dato forma a un mondo rustico e fiabesco, dove la storia si confonde con il mito. Ama gli oggetti delle vecchie case, le stufe a legna, i pavimenti in terracotta, i muri di pietra. Infine c'è un'immagine, affascinante e misteriosa al tempo stesso, che decide il suo destino. La riproduzione, sul libro di educazione artistica delle medie, di un angelo ribelle di Osvaldo Licini. Ovviamente le sue preferenze in seguito si moltiplicano. Sironi, Goya, il Greco. Tutti i pittori che si distinguono per l'utilizzazione del colore nei suoi valori di pastosità e di scabrosità. La conoscenza dei colori e dei materiali si approfondisce quando scopre l'arte incisoria, a cui dedica la sua tesi all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Questo repertorio di suggestioni fornisce gli ingredienti per elaborare la sua pittura. I quadri di Cavaliere si costruiscono lentamente, per variazioni minime, in una tensione volta a cercare atmosfere rarefatte, equilibri che lui definisce impossibili, in cui tutto si tiene per una miracolosa sospensione. Il quadro di oggi è alto 130 cm per 160 cm di base, pubblicato sul catalogo Le Annunciazioni a cura di Alessandro Carrer, realizzato nel 2007 e intitolato, in modo ambiguo poiché privo di accentazione, Legami nel vento o Legami nel vento. Il senso del titolo sta nell'accostamento di due elementi incompatibili fra di loro: il vento, l'elemento libero per eccellenza, che soffia dove vuole, e l'idea di costrizione, di imprigionamento. Il filone in cui si inserisce la pittura di Giovanni Cavaliere è quella dell'astrazione lirica, in cui le figure disposte sulla tela non perdono mai definitivamente il contatto con la realtà. È un filone che prende le mosse da Kandinsky, da Klee, da Miró e, appunto, da Licini. Quando si parla di astrazione, il valore del quadro sta tutto nella composizione. E nella composizione, secondo la lezione di Kandinsky, entrano il carattere dei colori, la forma e l'ampiezza delle masse dipinte, le linee, l'equilibrio fra le parti. Quest'opera è costruita su un fondo blu, colore che, sempre secondo Kandinsky, predispone alla calma, alla contemplazione, all'indagine interiore. È, grosso modo, divisa in due parti. Sulla destra abbiamo un'immagine simile a un paravento instabile o a una pagina ripiegata, che crea un'importante massa di colore scuro e turchese. Sulla sinistra vediamo un'altra massa scura che ricorda un mobiletto in stile, un comodino, sormontato da un'antenna. Vagante nell'aria, vediamo una specie di vomere, l'elemento dell'aratro, che serve a incidere il terreno. Fra le due sagome del comodino e del vomere, ben definite nei contorni, c'è un elemento di raccordo dai contorni irregolari, costituito da una nuvola di una terza tonalità di azzurro. A completare l'opera, due strisce rosate, una in prossimità del centro, che collega le due parti del quadro, l'altra che allude a uno spazio esterno al quadro. Percepiamo la situazione di instabilità su cui è costruita la composizione. Il paravento poggia su una punta, il comodino ha una gamba più corta dell'altra. A questa instabilità pone rimedio il pittore con alcuni accorgimenti indispensabili a dare stabilità alla composizione. Attenzione, pur avendo parlato di amore per la materia pittorica, non ci si deve aspettare da lui un uso abbondante di colore. Al contrario, il più delle volte il colore viene steso in una patina sottilissima che lascia trasparire quello sottostante. E differenze nella trama del colore, appena percettibili, si avvertono a seconda che la pasta pittorica venga stesa con la spatola o con il pennello. Queste sono autentiche preziosità presenti nell'opera di uno che, come pochi altri artisti viventi, conosce i segreti del colore e che, in un mondo
mondo in cui si grida per farsi sentire, ha scelto la delicatezza e l'equilibrio di una poesia appena sussurrata. Questa abilità non è passata inosservata e gli è valsa nel 2007 l'aggiudicazione dell'importante premio Lissone. Anche per oggi ho terminato, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Arrivederci!